Allora, oggi 22 maggio, sono praticamente passati 3 mesi dall'inizio dell'epidemia in Italia, il 21 febbraio, sembra molto lontano. Sono oggi 228.000 i casi in Italia, oltre 32.500 morti, nelle ultime 24 ore 130. Se andiamo a vedere quella classifica, la più spiacevole, la più tremenda, quella dei paesi colpiti dal virus, vediamo che in testa ci sono questi quattro paesi: Stati Uniti, Russia, Brasile, Regno Unito, che sono uniti purtroppo non soltanto da questa tragedia, di cui naturalmente le loro popolazioni non hanno colpa, ma dal fatto di essere governati da leader che si presentano sempre molto forti, molto onnipotenti, autocrati, negazionisti di tutto quello che gli può dare fastidio. Il cambiamento climatico non esiste, un problema per la democrazia non esiste. All'inizio dicevano anche il virus non esiste, e invece adesso sì che esiste, purtroppo. Poi c'è il nostro paese. Questa settimana tutti abbiamo cominciato un po', no, ad attraversare le città, a vedere amici che non vedevamo da tempo, da mesi, erano tutti un po' smarriti. Vedi questi ristoranti che un po' si riempiono, un po' sono deserti, queste strade che un po' c'è rumore, un po' c'è silenzio, questa incertezza che confina con la malinconia. Poi vedi i confini delle regioni, vedi che si potrà girare tra regioni che hanno un rischio simile e quindi rischio moderato, c'è questo strano trio: Lombardia, Umbria e soprattutto Molise. Si potrà andare, i lombardi potranno andare, stando così le cose, in vacanza in Molise e viceversa. È tornata la politica. Il decreto rilancio assomma 321 pagine, 266 articoli e richiederà 98 decreti attuativi. C'è anche un richiamo al Regio Decreto numero 639 del 14 aprile 1910, cioè andiamo prima della Prima Guerra Mondiale, prima della Spagnola. Siamo sul pezzo. Per arrivarci c'è stato uno scontro pazzesco tra il governo centrale e le regioni, un po' l'abbiamo raccontato in diretta venerdì scorso, vertici notturni, ministri svegliati, ministri che si stavano facendo la cena, che sono tornati di fronte al video. E poi il 21 febbraio i giornali parlavano di una resa dei conti nel governo tra Renzi e Bonafede sulla giustizia. Ci hanno messo 3 mesi, ci siamo arrivati, la resa dei conti non c'è stata. Di quella seduta al Senato di mercoledì resterà forse un po' nella memoria la frase di Renzi, anche per la smentita del suo carattere. Ah, potevamo vendicarci, la vendetta me l'avete servita sul piatto, ma io la politica non è vendetta, è un'altra cosa. Di Bonafede si ricorderà? No, di Bonafede non si ricorderà nulla. E poi c'è stata la seduta alla Camera, al Senato, col Premier Conte che parla, la rissa scatenata dalle parole del deputato del Movimento 5 Stelle Ricciardi, microfoni rotti, mani roteanti. Giorgetti, l'ex sottosegretario di Conte, che esplode e dice: se continua così il paese va a pezzi. E sì, ma non è che continua così solo nell'aula, c'è un paese di microconflitti. Abbiamo visto solo in questi giorni manifestazioni degli ambulanti, dei tassisti, degli infermieri, dei ristoratori. Stanno chiudendo i negozi, stanno chiudendo le piccole aziende. C'è chi dice, lo diceva oggi in un'intervista sulla stampa un'imprenditrice: ho perso in 2 mesi il fatturato di tutto l'anno. Inchiesta di Repubblica, mai così tante ore di cassa integrazione nei primi 4 mesi dell'anno, che sono come i 3 anni precedenti. Insomma, c'è la disgregazione. Qui servirebbe uno Stato, servirebbe una politica, perché la chiusura aveva unito e la ripartenza sta dividendo. Servirebbero le istituzioni, servirebbero le mediazioni, una parola che abbiamo completamente dimenticato, perché per noi la parola del nostro tempo era disintermediazione, tutto disintermediato: comprare, consumare, amare disintermediato, eppure votare, eppure fare politica, tutto disintermediato.
Oggi cerchi i mediatori ma non si trovano, hanno riaperto le palestre, riaprono le piscine, riaprono le chiese, riapre tutto, i partiti quelli no, non riaprono. Oggi mi pare che Zingaretti ha fatto un'assemblea con i segretari di circolo in remoto, a distanza, ma insomma è un tentativo di ripartenza, ma la verità è che forse non se ne sente neanche la mancanza, perché se dici 49 oggi cosa ti viene in mente? Ti vengono in mente i soldi della Lega di Matteo Salvini. E invece, guarda caso, 49 era anche l'articolo della Costituzione che disciplinava i partiti, che attraverso i partiti i cittadini concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Oggi 49 è la politica che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, la concentrazione di poteri nelle mani di un leader che fa e disfa i gruppi parlamentari e si tiene i soldi e si tiene la comunicazione. Ma tutto questo e tutto questo non basta, come ci dice quella triste classifica che ho letto all'inizio, quella dei leader forti e dei loro paesi deboli, dei leader che hanno un cattivo rapporto con la verità e la verità della realtà che li smentisce. Ecco, in un paese così servono istituzioni forti, istituzioni di controllo, e per questo oggi voglio concludere ricordando due nomi. Domani ricorderemo Giovanni Falcone. Giovanni Falcone alle 17.57 del 23 maggio 1992 la mafia l'ha fatto saltare in aria insieme a sua moglie Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonino Montinaro, gli agenti della sua scorta. Come tutto quello che è successo in questi mesi, anche domani non ci saranno le manifestazioni, non ci saranno i cortei, ma forse, e spero che lo facciano in tanti, ci sarà la possibilità di esporre un lenzuolo dal balcone o da una finestra, un lenzuolo che vuole dire legalità e vuol dire no ai poteri occulti, ai poteri criminali. Il secondo nome è di un giornalista ucciso 40 anni fa dai terroristi rossi, si chiamava Walter Tobagi, era un giornalista del Corriere della Sera devastato dalla P2, era giovane, molto giovane Walter, aveva 33 anni quando l'hanno ucciso, diceva scrivere facile è difficile, lui scriveva molto bene e capiva tutto. La figlia Benedetta nel suo libro ha scritto «È triste non ricordare il volto di una persona amata» e ha citato una frase di Norberto Bobbio. «È incredibile quante immagini tornano che sembrano scomparse per sempre. Tu sei il loro inconsapevole custode, sei responsabile della loro sopravvivenza. Nel momento stesso in cui appaiono fugacemente nella tua memoria, rivivono seppure per un attimo. Se lo lasci svanire, quel volto che improvvisamente ti è apparso è morto per sempre, ma non muoiono le persone care, non muoiono Giovanni Falcone e Walter Tobagi e per questo li vogliamo ricordare.